Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo subito a Pescara, dove la giunta targata Carlo Masci ha approvato gli elaborati tecnici che andranno a riqualificare le aree di risulta dell'ex stazione centrale della città adriatica. Vediamo il servizio. Da 34 anni Pescara e i pescaresi aspettavano una risposta per la riqualificazione dell'area di risulta. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato l'ultimo atto amministrativo che preannuncia il definitivo bando. Un progetto da 56 milioni di euro che prevede un contributo regionale per 15 milioni di euro e di 4 milioni da parte della Fondazione Pescara Abruzzo. Quest'ultima realizzerà il parco di 66.000 metri quadrati al centro della città. È il parco più grande di Pescara dopo il parco d'Avalos, quindi parliamo di numeri veramente importanti, così come i parcheggi. Abbiamo privilegiato architettura di qualità e quindi i criteri che abbiamo stabilito nel bando sono criteri che permetteranno di realizzare strutture sostenibili dal punto di vista ambientale, che abbiano una qualità architettonica superiore. Ci saranno i parcheggi in numero sufficiente per il centro commerciale naturale. Totalmente cambiata l'area di risulta, quindi parliamo di una rivoluzione epocale che i cittadini di Pescara aspettavano oramai da troppi anni. I tempi quali sono? I tempi sono che entro la fine dell'anno individueremo il soggetto che realizzerà l'opera. In 3 anni si realizzerà l'opera e dopo le caratterizzazioni del terreno, il progetto esecutivo, realisticamente i lavori partiranno a fine 2022. Pagina sindacale, sono tornati a manifestare in piazza i giornalisti abruzzesi per chiedere che nel PNRR ci sia spazio anche per l'informazione. Vediamo. Il dovere di informare, il diritto di essere informati in maniera corretta e pluralistica, oltre che a dignità, lavoro e libertà di stampa. Per difendere tutto questo, oggi sono scesi in piazza i rappresentanti delle sigle sindacali dei giornalisti. Il settore da un decennio sta soffrendo a causa della trasformazione del modello produttivo, con 3 milioni di posti di lavoro persi già nel periodo 2013-2018. I giornalisti scesi in piazza oggi hanno chiesto anche la salvaguardia dell'INPGI, il proprio istituto di previdenza. Vogliamo aprire una vera e propria vertenza sull'informazione per tutelare il diritto dei cittadini ad essere informati. Il mondo dell'informazione vive continua a vivere un lungo periodo di crisi come tanti altri settori. Quello dell'editoria è veramente, diciamo, sta diventando veramente difficile nell'affrontarlo. Abbiamo un precariato dilagante. C'è uno sfruttamento attraverso l'uso sconsiderato dei co.co.co. che de determina una condizione mascherata di sfruttamento. Con tutto il rispetto possiamo dire che nell'informazione purtroppo ci sono i rider dell'informazione, ci sono i braccianti dell'informazione, colleghi che vengono pagati 5 euro a pezzo. E poi soprattutto c'è la crisi che ormai dura da diversi anni e che attende delle risposte dell'INPGI, dell'ente previdenziale dei giornalisti. Noi abbiamo pagato in 10 anni 500 milioni di cassa integrazione e vengono questi ammortizzatori sociali vengono finanziati dai contributi dei giornalisti attivi. No, è completamente diversa la norma rispetto a quella dell'INPS. Quindi noi chiediamo al governo Draghi di aprire una vertenza ad ampio spettro, dalla difesa dell'INPGI per poter risanare e portare in equilibrio l'ente di previdenza dei giornalisti, al problema del precariato, alla legge sull'equo compenso, al problema delle querele temerarie, perché un giornalista sottopagato non è un giornalista libero, è un giornalista tra virgolette potenzialmente ricattabile. Quindi chiediamo che si affronti tutta la vertenza del mondo dell'informazione anche per quanto riguarda i finanziamenti. I finanziamenti non devono essere più a pioggia. Bisogna finanziare le testate e le iniziative editoriali che fanno una sana e buona informazione. E quindi il governo chiediamo che trovi uno spazio per poter occuparsi anche del mondo dell'editoria e dei giornalisti, perché svolgiamo un ruolo fondamentale nella società e garantiamo, siamo uno dei pilastri della democrazia, la libertà dell'informazione e l'indipendenza dell'informazione.
Cambiamo argomento e passiamo alla politica. Si chiama Coraggio Italia, il nuovo soggetto politico nato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati. Tra i leader anche Gaetano Quagliariello, che presenta così il nuovo partito aprendo le porte della coalizione anche nella nostra regione. Vediamo. Si è presentato ufficialmente il nuovo gruppo parlamentare Coraggio Italia. Si chiama così il nuovo soggetto politico voluto da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro, rispettivamente presidente della regione Liguria e sindaco di Venezia. L'obiettivo dichiarato di Coraggio Italia è quello di ereditare l'elettorato moderato di centrodestra dal partito di Berlusconi, oltre a rifondare un'area moderata e liberale del centrodestra. Tra i fondatori di questo nuovo partito c'è anche il senatore Gaetano Quagliariello, che, assoverato in Calabria, ha battezzato la prima di Coraggio Italia. Campano di nascita ma abruzzese di adozione politica, Quagliariello ha delineato le mosse in vista dei prossimi appuntamenti della coalizione, lanciando segnali di distensione verso Forza Italia, i cui rapporti non sono così distesi. Avere un centrodestra che sia equilibrato, nel quale ci sia la destra, ma ci sia anche una componente liberale, conservatrice, che non schiacci l'occhio all'altra parte. Che sia moderata ma che abbia la schiena dritta. Forza Italia all'inizio non l'ha vista bene, però mi sembra che le reazioni iniziali, insomma, sono state messe da parte. Francamente le porte di questo esperimento sono aperte e magari vi facesse parte anche Forza Italia. Anche in Abruzzo Coraggio Italia punta ad un ruolo da protagonista, facendo leva sulla costruzione di una nuova classe dirigente in grado di portare una ventata di novità in politica. Puntiamo a costruire quella classe dirigente fatta di esperienza ma anche di novità, che forse fin qui è un po' mancata nella esperienza regionale. Ci sono ancora i tempi perché questo accade, ma è chiaro che bisogna cambiare qualcosa e noi chiederemo di cambiare qualcosa. Ci sono stati già dei primi contatti, anche se non ufficiali? Contatti non ci sono sempre con i vertici regionali e con gli amministratori delle grandi città. Prima, insomma, in qualche modo si teneva conto, se posso dire così, della mia esperienza e del fatto che forse sul campo mi sono guadagnato il titolo di portare qualcosa di buono a questa regione, anche in questa legislatura. Io spero che molto presto, oltre, diciamo, alla forza morale, ci sia anche una forza dei numeri. Presentata questa mattina la nuova legge regionale voluta dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, che prevede l'esonero della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per i detenuti degli istituti penitenziari abruzzesi. Vediamo. Abbiamo approvato lo scorso Consiglio regionale una norma attraverso un emendamento da me sottoscritto che in qualche modo esonera il pagamento delle tasse universitarie da parte dei detenuti, perché se da un lato è giusto scontare le pene all'interno del carcere, dall'altro è giusto dare una possibilità, e la cultura e l'istruzione sono è il primo gradino che possa, diciamo, riabilitare le persone all'interno della società una volta che saranno scontate le proprie pene. In Regione Abruzzo, grazie al rapporto virtuoso con il dottor Cifaldi, garante dei detenuti, è prima in Italia in questo ambito. Noi, altre regioni sicuramente seguiranno il nostro esempio, e di fatto stiamo andando avanti in un carcere che non sia solo punitivo ma che dia anche la possibilità di un riscatto sociale alla fine di un percorso di riabilitazione. Tutte le università hanno all'interno un CNUP, che è un centro di educazione per la popolazione penitenziaria. All'interno di questo abbiamo una serie di attività che si fanno, proprio di formazione. Io, tra le varie attività che voglio portare avanti, è anche creare un polo didattico dentro il carcere di Pescara. Questo perché? Perché voglio portare tutti i ristretti che hanno intenzione di rimettersi in discussione e costruire un percorso formativo universitario in un unico distretto penitenziario, cioè a Pescara. Perché? Perché così possiamo dare biblioteche, servizi e possiamo concentrarli. Attualmente sono dislocati in vari istituti, a Teramo, a Sulmona, a Lanciano, a Pescara, a Chieti. Questo chiaramente mi crea fatica per dare servizi a tutti quanti. Noi dobbiamo pensare che le persone che sono dentro il carcere hanno sì commesso una pena,
pena, però non per questo non possiamo come società civile abbandonarli e soprattutto falliamo come società se non creiamo le condizioni di un reinserimento concreto, valido nel mondo del lavoro e della società. Ufficializzato il nuovo brand del comune di Montesilvano che affiancherà il logo istituzionale del comune. Vediamo il servizio. Si chiama Montesilvano, il nuovo brand voluto dall'amministrazione De Martinis che vuole essere a tutti gli effetti un marchio per identificare Montesilvano in tutte le sue peculiarità. Il logo fa riferimento alla Presentosa, un atto d'amore che il comune fa a tutto il territorio di Montesilvano per attrarre quanti più turisti già a partire da quest'estate. Il nuovo logo, in cui vengono richiamati i colori del mare, del sole e del verde, nasce anche come dichiarazione. Montesilvano è... Alla vigilia di una stagione turistica che ci auguriamo appunto possa rilanciare non soltanto il territorio di Montesilvano ma il turismo dell'intera regione Abruzzo, noi abbiamo inteso dotarci di un brand che possa identificare la nostra azione amministrativa, appunto le città di Montesilvano, il territorio di Montesilvano, che ha una serie di peculiarità tali da poter offrire tanto da un punto di vista turistico e da un punto di vista della vita dei cittadini. Vita insomma dei cittadini. E di conseguenza abbiamo ragionato unitamente a chi ha in qualche modo lavorato a questo brand, qualcosa che potesse identificare il territorio, potesse dare un messaggio e abbiamo voluto poi che questo brand fosse una sorta di dono d'amore anche nei confronti della nostra città, tant'è vero che a rappresentare insomma Montesilvano sarà un simbolo che riprende un po' la Presentosa, che appunto è un atto d'amore, un dono d'amore che sappiamo benissimo chi insomma si approcciava all'amata regalava proprio in segno di amore, e quindi ci sono tutti gli elementi che identificano il territorio e ci auguriamo che questo brand appunto possa viaggiare il più possibile anche a livello nazionale, perché no anche internazionale, per far sì che tante persone possano raggiungere il nostro territorio anche per questo messaggio promozionale. Abbiamo deciso in buona sostanza di seguire le linee che seguono anche le imprese private, del resto al di là delle procedure pubblicistiche siamo un'impresa a tutti gli effetti che punta sul turismo e quindi necessita di strumenti importanti come un marchio che possa essere riconosciuto sul territorio sia nazionale che internazionale e che quindi sia in buona sostanza accostabile ad una città, ai suoi prodotti, al suo territorio, alla sua qualità. E anche il comune di Chieti sta progettando l'estate con mercato dell'antiquariato e l'iniziativa Compra Teatino per rianimare il commercio cittadino. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Chieti guarda l'estate. Con la flessione dei contagi e la progressione della campagna vaccinale, il comune pensa a come rianimare il capoluogo teatino nei mesi più caldi dell'anno. La prima novità dell'estate 2021 sarà il ritorno del mercato dell'antiquariato su Corso Marrucino, la via principale della città. Stiamo cercando di riportare per il mese di luglio anche il mercato dell'antiquariato su Corso Marrucino, un modo per dare ulteriore movimento, per incentivare le persone a venire in città, e poi insieme al nostro sindaco e anche al nostro vice sindaco con delega alla cultura De Cesare stiamo ragionando tutta una serie di eventi per favorire appunto la partecipazione alla vita cittadina, soprattutto con l'accingersi dell'estate, perché questa città deve vivere anche nel periodo estivo e soprattutto deve tornare post lockdown ad avere un rinnovato entusiasmo. Insomma, Chieti ripartirà dal commercio. Oltre al mercato prosegue l'iniziativa Compra Teatino, tramite cui l'amministrazione intende incentivare gli acquisti a vantaggio dei piccoli e medi commercianti locali. Compra Teatino, con il quale nel prossimo mese andremo a creare una vera e propria carta dei servizi del commercio cittadino, che darà la possibilità a quelle attività che vi aderiranno di garantire alla clientela tutta una serie di servizi aggiuntivi e anche di sconti progressivi agli acquisti che vengono effettuati. È un modo per riavvicinare l'utenza agli esercizi commerciali della città. Andiamo nella Marsica, si è svolta domenica scorsa ad Avezzano la cerimonia di svelamento della pietra per ricordare i 4 escursionisti morti sul velino nel mese di gennaio. Vediamo. Tanta commozione e un rispettoso, toccante e doveroso silenzio. La comunità marsicana si è riunita per ricordare i 4 escursionisti che hanno perso la vita durante una escursione in montagna sul Monte Velino.
Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gianmauro Frabotta e Tonino Durante, portati via da una valanga, sono stati ricordati in una cerimonia che si è svolta nell'area verde in via Aldo Moro, già intitolata ai Vigili del Fuoco, nella zona nord di Avezzano. Ieri, durante la cerimonia in ricordo degli Angeli del Velino, è stata posta una pietra con una targa dipinta a mano per non dimenticare quella tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. Sulla lastra incastonata nella pietra, che guarda verso il Velino, è raffigurata un'immagine che ha accompagnato tutto il popolo abruzzese nei lunghi e difficili giorni delle ricerche. Un cielo azzurro e quattro figure stilizzate in nero con i nomi di Valeria, Gianmarco, Tonino e Gianmauro. Le loro braccia sono rivolte verso il cielo e nella parte bassa è presente una scritta: che sia sempre il sorriso a condurvi sulle cime più alte. È impossibile dimenticare quel 24 gennaio 2021. I quattro amici escono per una escursione, ma tardano a rientrare. Scattano le operazioni di ricerca, poi i soccorsi. Una macchina straordinaria che ha visto per quasi un mese volontari, uomini e donne del soccorso alpino, delle squadre specializzate per il recupero in alta quota e di tutte le forze dell'ordine lavorare insieme incessantemente. Un dispiegamento di forze senza uguali. I giorni delle ricerche hanno lasciato l'intero Abruzzo con il fiato sospeso nella speranza, mai totalmente sopita, di poter ritrovare i quattro escursionisti. Nel rispetto delle norme anti-Covid erano presenti i familiari accompagnati dagli amici più stretti dei quattro escursionisti, alcuni rappresentanti dei soccorritori, gli amministratori del territorio. Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha spiegato, commosso, che tenere vivo il ricordo dei nostri cari ragazzi è l'unico modo che abbiamo per non arrenderci al dolore. Toccanti poi le parole del vescovo dei Marsi, Monsignor Pietro Santoro. Dire che sono vivi non è retorica, ha spiegato, perché sono vivi non nel tempo ma nell'eternità. I nostri ragazzi appartengono a questa storia, alla storia del nostro popolo, della nostra Marsica e delle nostre montagne. Andiamo a Teramo, dove si chiuderanno il prossimo 11 giugno le iscrizioni al premio di Nicola, ideato 13 anni fa dallo studente dello scientifico Einstein di Teramo, Vincenzo Di Nicola, e aperto agli alunni abruzzesi degli istituti superiori. Un premio che valorizza studenti che hanno una particolare predilezione per la matematica. Vediamo. Il premio Nicola è un premio che porta avanti a 13 anni per gli studenti abruzzesi per motivarli a studiare matematica e discipline scientifiche. Il vincitore verrà ricompensato con 700 euro in euro o bitcoin a scelta, il secondo classificato 300 euro, e da quest'anno ci sarà anche un incentivo rosa, un premio extra offerto da mia sorella per la migliore studentessa ragazza meglio classificata. Centinaia di ragazzi hanno partecipato in questi 13 anni a questo premio, molti di questi hanno poi fatto domanda a università all'estero, per esempio l'anno scorso, cioè quest'anno il vincitore di 2 anni fa è stato ammesso in un'ottima università americana, altri ragazzi sono stati ottimi professionisti in Italia e nel mondo, quindi sono contento perché ho fatto prendere loro coscienza dei propri mezzi e far sì che possano decollare e volare alto nel mondo. La cosa che mi piace, che vorrei, è che sempre più ragazzi a Teramo capissero che non sono ragazzi nati in un posto, come si dice qui, nella provincia dell'Impero, sono invece ragazzi che hanno veramente competenze, talento, forza importante dentro, che però non gli viene riconosciuta. A me piace far sì che questa forza emerga e far sì che loro capiscano che possono davvero competere a livello mondiale. Io davvero ne ho visti tanti, lo posso dire, centinaia di ragazzi in questi anni, e davvero ce ne sono tanti bravi. Quello che manca è un po' l'autocoscienza, la determinazione, la consapevolezza per i mezzi, e questo è un po' quello che il premio vuole far affiorare. Apriamo così la pagina sportiva. Il consiglio direttivo della Lega Pro nell'assemblea di ieri ha votato all'unanimità il ritorno alla suddivisione orizzontale dei gironi. Dunque di nuovo nord, centro e sud. Adesso mancano alcune caselle da riempire, considerando le possibilità a fine giugno di eventuali forfè e relativi ripescaggi. Jacopo Forcella. La Lega Pro torna al criterio orizzontale per suddividere i tre raggruppamenti che si sfideranno nella stagione 2021-2022 per i 4 posti in cadetteria e definire chi abbandonerà il mondo dei professionisti. Ieri il consiglio direttivo ha modificato la struttura dello stivale per l'individuazione del modo con cui definire i gironi A, B e C. Lo ha fatto all'unanimità, con la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Covid, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio è stata presa dopo il lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei gironi, che ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Sulla base infatti della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi, prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale. Il direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile. Il percorso intrapreso dalle società, ha detto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico-finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione e ringrazio, continuato Ghirelli, il direttivo e la commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando. Adesso parte la corsa all'individuazione delle partecipanti ai raggruppamenti con Pescara e Teramo, che dovrebbero finire accoppiate, ma c'è ancora da vedere in quale girone. E allora si guarda le retrocesse dalla B, e il Pescara è una di queste, alle potenziali candidate a vincere il proprio raggruppamento in Serie D. Il Cosenza andrà certamente nel C, al sud, mentre la Virtus Entella sarà nel girone A, al nord. Probabile che anche la Reggiana possa essere inserita nel raggruppamento settentrionale, ma è una di quelle squadre in ballottaggio per finire al centro. Passiamo alle possibili promosse dalla quarta serie, per cui mancano in molti casi le ufficialità. Al nord finirebbe il Gozzano, primo nel gruppo A di Serie D, il Seregno, capolista nel gruppo B, e il Trento, prima della classe, nel gruppo C. Nel raggruppamento centrale ci sono Aglianese e Aquila Montevarchi, che qualora vincessero il campionato andrebbero nel B. Poi c'è il Campobasso, che sulla carta sembrerebbe potenzialmente adatto per il raggruppamento meridionale, mentre il Monterosi, che invece ha vinto il girone G, pare più adatto a terminare al centro. Una tra Taranto e Picerno comunque andrà al sud nel girone H, così come l'ACR Messina. Infine manca la vincente dei playoff di Lega Pro. Chiunque vinca lascerà una casella vuota da riempire e allo stato attuale le rimaste in corsa sono o da girone A, su Tirol, Feral, Pisalò, Alessandria, Renate, Padova e Albino Leffe, o da girone C, Avellino e Catanzaro. Se una di queste dovesse essere promossa, la geografia del meridione potrebbe essere rimodulata spostando una rappresentante del centro al sud. Considerazioni queste che non tengono poi conto della scadenza del 28 giugno, quando ci sarà il termine ultimo per le iscrizioni, e successivamente, in caso di qualche forfè, dei possibili ripescaggi. Insomma, per sapere chi andrà dove, c'è da attendere luglio e le relative ufficialità. Ancora a calcio, Pietro Fusco è il principale candidato per il ruolo di direttore sportivo del Pescara. Nelle prossime ore il presidente Sebastiani dovrebbe sciogliere le ultime riserve, mentre per il ruolo di allenatore in poll c'è Gaetano Autieri in uscita dal Bari. Intanto ieri si è dimesso l'intero staff sanitario. Il professor Vincenzo Salini, che ne era a capo, lascia il Pescara dopo oltre 20 anni. Andrea Costantini. Sempre più vicino il momento del fatidico sì tra il Pescara e Pietro Fusco. La ricostruzione della rosa bianca-azzurra sarà con grande probabilità affidata al dirigente sportivo napoletano, che a Pescara ha anche giocato nella stagione 2004-2005 con Simonelli in panchina e che in Abruzzo ha contribuito al miracolo del Castel di Sangro e ha anche indossato la maglia del Lanciano. I primi contatti tra Fusco e il presidente Daniele Sebastiani ci sono stati già un paio di settimane fa, poi il massimo dirigente bianca-azzurro ha comunque vagliato altre soluzioni. Tra queste, l'ultima a resistere è quella di Peppe Manari, giugliese trapiantato al nord, in uscita dal Novara, dove ha ricoperto la carica di direttore tecnico. Anche se oramai anche le chance di Manari sembrano ridotte al lumicino, perché la scelta ricadrà su Fusco, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha svolto gran parte della sua carriera alla Spezia, dove è stato vice di Attilio Lombardo in prima squadra e poi tecnico di Berretti e Primavera. Successivamente responsabile del settore giovanile, nel 2015 la promozione a responsabile dell'area tecnica, carica ricoperta per un paio di stagioni. A ottobre 2018 è diventato DS della San Benedettese sotto la gestione Fedeli, è rimasto anche con il passaggio a Serafino, che la scorsa estate gli ha prolungato il contratto fino a giugno 2022, salvo esonerarlo lo scorso gennaio. In caso di firma col Pescara, Fusco dovrà prima risolvere il contratto con la Samb. Per la panchina, Gaetano Autieri resta il favorito e la sua posizione sembra si stia consolidando con il passare delle ore.
Auteri ha ancora un altro anno di contratto col Bari, ma non resterà dopo l'eliminazione dai playoff. Per il mago del 3-4-3 c'è però anche l'interesse del Palermo, con la possibilità per lui, siracusano, di riavvicinarsi a casa, e il Pescara dovrà guardarsi da questa opzione. Intanto, a sorpresa di ieri, l'annuncio delle dimissioni dell'intero staff sanitario del Pescara, capeggiato dal professor Salini, che così si è espresso al portale forzapescara.com. La nostra uscita di scena in realtà non è un segnale, è normale che qualcosa è cambiato, perché con la perdita del collega Ernesto Sabatini e con il pensionamento di Claudio D'Arcangelo, il nucleo storico con il quale ho sempre lavorato e con il quale mi sono trovato sempre in sintonia, è finito, e quindi forse era il caso di cambiare, di far entrare in società qualcuno che avesse una maggiore, persone più giovani, con grande entusiasmo, con la voglia di fare, quell'entusiasmo che avevo io quando ho iniziato con il commendator Scibilli e poi con Antonio Riveri nel 1999. Calcio a 5, nei quarti di finale scudetto Under 19 femminile, il Florida Pescara ha superato ieri Aosta 2-0, Valentino e Prezza le marcatrici. Oggi alle 17, sempre al Palaroma di Montesilvano, la semifinale tra Florida e Lazio. Sempre al femminile, domenica prossima, 6 giugno alle ore 20, è in programma la finale scudetto gara 1 tra Falconara e Montesilvano. Gara 2, a campi invertiti, si giocherà lunedì 14 alle ore 21. E ora cambiamo disciplina. È partita con il piede giusto l'Altino Volley, che si è aggiudicata gara 1 di semifinale a Imola per 3-7-0. Domenica alle 18:30 a Francavilla si disputerà gara 2. Per il sestetto abruzzese c'è la possibilità di chiudere subito i giochi e volare in finale. Sergio Zappalorto. Prima semifinale vinta, non senza timori, non senza rischi, ma vinta, e vinta contro un'ottima avversaria, giovanissima ma brillante, che ha patuto in difesa, trascinata dal duo Bughignoli-Lodi. Si parla logicamente dell'andata tra Imola e Altino, finita 0-3 con parziali, primi 2-23, da brivido, identici nello svolgimento, due volte 23-21 per le emiliane, due volte con Lestini, 19 punti in tutto, decisiva tra muri, schiacciate e altro, e la firma finale della Olleia. Per il resto, a parte la solita performance della Longobardi, 18 punti della bravissima Mancina, la squadra ha tenuto altissima la concentrazione, capace di reagire ai momenti difficili, alle pause che ci sono sempre, con la forza di ribaltare in modo analogo la criticità del momento e dominare l'ultima frazione, chiusa a 17, praticamente senza storia. Il tutto lascia presagire che sia un centimetro dalla finale, sebbene il Press Papa, orgogliosissimo delle sue ragazze, predichi umiltà per gara 2, in programma a Vallenzuca di Francavilla domenica 6 alle 18:30. L'Altino cercherà di evitare sorprese, l'Imola resta temibile, ma anche di vincere col massimo punteggio, che darebbe alle rossoblù la possibilità di incrociare nella finalissima per la A2, secondo regolamento, una formazione meno forte, almeno sulla carta, delle altre, particolare non da poco. Presupposti e aria che tira, insomma, decisamente pro Altino, cuore, testa e tecnica, che sia finalmente la volta buona. Il nostro telegiornale termina qui, vi ricordo che tutti i servizi che avete visto li trovate sulla nostra piattaforma YouTube o sul sito internet www.tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona giornata con i programmi di TV6.